ci fa particolarmente piacere, chiaramente in un momento storico come questo, valorizzare questo progetto che è veramente un patrimonio incredibile, un patrimonio per la professionalità di chi ci lavora da tanti anni, da chi forse è riconosciuto all'estero molto più che da noi. Ma da chi e quando si conosce il progetto Memoria del nostro comune si vorrebbe che tutti lo potessero conoscere, che tutte le persone lo potessero condividere, potessero avere approfondito, studiato quella storia e anche cercare le ragioni di quello che è avvenuto per imparare a leggere la nostra realtà, il mondo che ci circonda con occhi diversi. Penso che questa sia la più grande testimonianza dell'eredità, no? Di qualcosa che si prende ma che si deve tramandare anche con un senso di responsabilità sia come mondo adulto ma sia anche come mondo politico. Quindi combattere l'odio è il primo valore di ricordare la giornata della memoria del 27 gennaio in un panorama che è veramente molto interessante per tutti i cittadini del nostro comune, ma soprattutto per valorizzare quello che è un aspetto importantissimo che è non dimenticare. Ma l'ignoranza è una cosa che, vabbè, non è ammessa dalla legge, ma diciamo che eticamente possiamo forse un po' considerare come meno grave, e in realtà purtroppo vediamo che tutti i giorni siamo sottoposti a un messaggio di odio, di discriminazione, che prende molto alla leggera questa cosa. In realtà sappiamo che il nazifascismo, le leggi razziali sono state promulgate anche dall'Italia, quest'anno sono 80 anni dalle leggi razziali, noi siamo stati molto contenti della proclamazione senatrice a vita di Liliana Segre, una di quei 25 bambini italiani sopravvissuti all'inferno di Auschwitz. Quindi io penso che non si possa neanche definire ignoranza, ma una volontà veramente di distruggere l'umanità.